Gravissimo lutto nel mondo del doppiaggio italiano. Si è spento infatti proprio ieri, 16 febbraio 2021, nella capitale d'Italia, Roma, il grande Claudio Sorrentino. Chi era costui? Era un famoso doppiatore italiano, attore di teatro, direttore del doppiaggio e conduttore televisivo. Pensate che era il famoso doppiatore di una delle voci principali di Bruce Willis e abitualmente andava a doppiare il grande John Travolta e l'altrettanto grande Mel Gibson. Lavorò in maniera piuttosto decisa, piuttosto copiosa, piuttosto intensa nel mondo della TV, diversi i romanzi in cui egli fu il degno protagonista, un personaggio insomma in gamba e capace di impegnarsi da subito in qualità di straordinario uomo eclettico, quindi completo come effettivamente egli era. Se ne va a Roma, ripeto, se ne va questo pilastro. Egli era nato nel 45, ripeto, precisamente a Roma, il 18 di luglio, se ne va il 16 di febbraio del 2021. Non posso far altro che dire alla famiglia di Claudio Sorrentino: fatevi forza, andate avanti per la vostra strada. Purtroppo, da come si legge sul web, la causa, la morte di Sorrentino deriverebbe da complicanze avute per colpa del Covid. In pratica, il Covid-19 avrebbe, diciamo così, portato via quest'uomo alla vita. A volte le complicanze possono determinare anche una morte. Vi ringrazio, un saluto caro da Leandro, un narratore italiano, Claudio Sorrentino, riposa in pace. PS, questo video non vuole ledere la privacy di Claudio e della sua famiglia sua, ma solo informare eventuali persone. Grazie.